Presidente, ci può sintetizzare brevemente i benefici che apporterà questa riforma? Ma è una riforma strutturale, cioè basta con i consorzi industriali che sono una foriera di disequilibri economici, di perdite, basta con una logica attrattiva che risponde a quella del passato, cioè il fatto di gestire solamente le aree industriali, pensando che quello sia oggi l'argomento. Nei prossimi anni non sarà importante per le imprese, per essere attratti da un territorio, il fatto che ci siano delle aree o no. Il problema è che avremo tanti capannoni invece che dovremo in qualche maniera utilizzare nei prossimi anni, e quello che conterà saranno i servizi. Quindi servizi per le imprese, servizi innovativi, servizi ambientali che saranno di fondamentale importanza anche per salvaguardare la collettività in genere. Quindi su questo noi vogliamo fare una riforma che dia questa missione. Il core business non sarà più quello delle aree, di trovare le aree, di gestirle, di venderle, di comprarle, di espropriarle, questo lo faranno i comuni, mentre invece l'ente pubblico economico sarà il soggetto gestore, che sarà unico e avrà dipendenze ovviamente locali, territoriali, in maniera tale da mantenere il contatto con il sistema imprenditoriale locale, dovranno concentrarsi su quelle che sono le nuove oggi esigenze delle imprese, anche perché, come abbiamo visto, il nostro modello era costruito sugli anni, direi, 70 forse. Per esempio il personale dei consorzi per gran parte era un personale tecnico, urbanistico, cioè gestito, invece noi abbiamo bisogno di personale che rimarrà, il personale rimarrà, ma comunque che si in qualche maniera si occupi appunto di questo nuovo mondo che si sta creando, e questo mondo della competitività che prevede i servizi alle imprese, non meramente la gestione urbanistica delle imprese. L'iter di questa riforma sarà lungo e probabilmente io più di difficoltà, però lei nel corso della conferenza stampa ha detto adesso l'importante è partire. Tutte le riforme che modificano quelle che sono consuetudini e che sono anche per alcuni luoghi dove si esercita il potere nell'interesse non generale, sono cambiamenti strutturali, tutti avranno difficoltà in questa regione, ma questa regione ne ha assolutamente bisogno. Noi dobbiamo fare quello che le altre regioni hanno fatto in 10-15 anni, negli anni 10-15 anni passati, e quindi dobbiamo farlo velocemente. Il nostro impegno è questo. So che ci saranno le resistenze, il cambiamento è sempre una cosa che non va bene a molti, ma questa giunta non teme nulla, sa quello che noi andiamo incontro. Se non facciamo queste cose, l'Abruzzo sarà come un Titanic che si troverà contro un iceberg con il federalismo. Quindi invece, siccome noi vogliamo evitare questo, magari i cittadini non lo sanno che quando noi col Titanic viriamo ed evitiamo l'iceberg, però magari non lo sanno perché stanno dentro delle loro cuccette, come si dice, delle loro stanze, magari non vedono il Titanic perché non stanno sulla tolda. Però devo dire che noi eviteremo il Titanic, eviteremo l'iceberg e daremo all'Abruzzo la possibilità di avere una governance alla stregua di quella che è necessaria oggi per affrontare la sfida della competitività mondiale, perché oggi dobbiamo confrontarci con paesi molto dinamici, e noi non possiamo vivere con modelli che risalgono al secolo scorso. Presidente, cambiando decisamente campo, c'è una dichiarazione di Di Pietro sull'Abruzzo che dice Abruzzo abbandonato, cosa risponde? Di Pietro? Beh, il fatto per esempio che non ha mai detto Di Pietro che la regione Abruzzo è l'unica regione italiana che ha diminuito il debito pubblico, quindi il debito degli abruzzesi in maniera... non dice che Moody's ha aumentato il rating dell'Abruzzo, non dice che la Repubblica ha ritenuto che ha attribuito all'Abruzzo il motto di Obama, cioè yes we can, per quanto riguarda i percorsi di risanamento sanitario. Non dice per esempio che siamo l'ottava regione italiana in valori assoluti per sostegno alle piccole e medie imprese, e se poi guardiamo invece in valori in termini relativi sulla popolazione oppure sulle risorse a disposizione siamo senz'altro la prima regione italiana. Di Pietro fa l'opposizione, lo fa senza sapere niente dell'Abruzzo, lo fa per partito preso, solamente perché noi siamo una giunta di centrodestra e quindi deve essere ostile. È una posizione ideologica la sua. D'altra parte, insomma, che dobbiamo fare? Questa è la situazione. Noi ci hanno votato gli elettori, e a Di Pietro invece, che aveva il candidato sindaco, gli hanno detto no, state all'opposizione, e quindi giustamente fa l'opposizione.